Quindi questi strumenti sono strumenti che costruisci tu, Sì. che sei praticamente un falegname oppure... Ma io sono, come si dice, un autodidatta. Un autodidatta. Per passione mi sono avvicinato alla costruzione di questi strumenti. E sono strumenti, diciamo, che possono suonare tutti, immagino. Come no, certo. Con un minimo di, come dire, di esercizio iniziale, poi si possono fare per esempio con questi tamburi più grandi, si possono suonare le tamburriate. Per fare questo genere abbiamo appunto bisogno di un tamburo molto grande che si muove. Tu oltre quindi a essere un suonatore, immagino, perché lì prima ci hai suonato Sì, con con l'organetto. l'organetto, Sono appassionato, sei sì. appassionato. Da quanti anni? Da 10 anni ormai sono. Questo tamburo, per esempio, che è più piccolo, ha bisogno di una tecnica diversa. Quindi le misure non sono a caso, no? Poi abbiamo le famosissime castagnette, che penso che conoscete tutti quanti. Sono facilissime da utilizzare pure queste. Sono simili alle nacchere. Sì, 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 sì. Anch'io. Sì. Queste sono, diciamo, la versione italiana della nacchera che conosciamo tutti quanti spagnola, insomma. Allora, basta mettere sullo stesso dito il laccetto che vedete qua, lo stesso dito, farlo a misura, naturalmente questo sarebbe per farlo poi a misura, poi basta aprire e chiudere la mano, mano destra e mano sinistra, naturalmente quando si montano Perfetto. ed è È un fatto. modo praticamente, ripeto, particolare di suonare che è anche un recupero di tradizioni. Di musiche, diciamo, di tradizioni, di riti, perché poi sono legate pure magari tante volte a tante cose che si facevano nei campi, sa, l'agricoltura, la cosa, canti di mietitura, che ne so, ogni E cosa. quell'altro strumento invece che... Questa è come una specie di castagnetta, sempre come si suona però così. Infatti li vedi, sono strumenti molto semplici, proprio legati... Chiunque può suonarli, insomma, non c'è bisogno di fare Quindi dei ripetiamo, super corsi. no, assolutamente. Giuseppe Dicello di Giuseppe Lamezia, Dicello. di Lamezia Terme, hai uno store dove uno ti può vedere oppure Io ti... sono itinerante nei festival di musica tradizionale e ho come in questa occasione il Credo Festival, che è una bellissima iniziativa. Complimenti agli organizzatori per questa bella manifestazione. Perfetto. Liberi TV, Riccardo Cristiano.